Non dici niente? Non fai introduzione, ma proprio no. Allora, la persona che avete davanti, per chi di voi non lo sappia, è Annibale Delia, responsabile di innumerevoli disastri, tra cui le politiche giovanili del governo Vendola, cosiddetto programma Bollenti Spiriti. Programma Bollenti Spiriti che ha, attraverso una vasta gamma di dispositivi, di cui lui sicuramente vi parlerà, creato delle condizioni in termini di ecosistema affinché nella regione Puglia negli ultimi 10 anni potessero maturare delle esperienze e innescarsi dei processi. Ci sono quelli che fanno di lavoro gli spingitori di cavalieri e ci sono quelli che fanno gli innescatori di processi. Vi presento Annibale Delia. Non è rituale dire che sono contento di essere qui, perché confesso che tutto questo casino c'entra un po' con le cose che abbiamo fatto negli ultimi anni in Puglia, anzi sono particolarmente contento perché c'entra e mi sembra una cosa molto bella, anche se io non ho fatto assolutamente niente. E questo un po' è l'idea, insomma, di riuscire ad avviare dei processi, poi lasciarli succedere e vedere di nascosto l'effetto che fa. Ora, la cosa di cui voglio parlare è un ragionamento che sto portando in giro da qualche mese per l'Italia, esattamente da quando ho fatto un paio di esperienze ravvicinate, tra l'altro anche che hanno visto anche coinvolte delle persone che incontrerete, Salvatore Milano, cioè. E, una è un incontro sulle città che apprendono a Bologna e l'altra invece è una lezione dentro la scuola Civic Tech che è stata fatta a Torino nel mese di maggio. E in questi due contesti mi sono trovato a parlare di quello di cui mi occupo di mestiere da molti anni, che è questo oggetto un po' strano, misterioso, disconosciuto, che sono le politiche pubbliche. Ora, com'è che uno finisce a occuparsi di politiche pubbliche? Ve lo dico portandovi letteralmente una conversazione avuta con Bertram esattamente 11 minuti fa. Nel senso che stavamo discutendo di una serie di cose, ma allora come si può fare a importare le logiche dell'openness dentro la pubblica amministrazione, il governo delle cose, perché funziona, perché non funziona, eccetera. E Bertram ha detto una frase chiave. Eh no, certo, queste cose sono molto belle, però purtroppo nelle istituzioni non si possono fare. E lì, diciamo, bevendo il caffè a piedi sul pianerottolo, mi è rivenuto in mente per la milionesima volta il motivo per cui faccio questo lavoro, mi occupo di questa cosa con tanto divertimento e passione, visto che siamo in un posto vocato l'innovazione e l'apertura, e visto che ho davanti una platea di persone vocate all'apertura e all'innovazione, ora non so come la pensate voi, ma io penso che l'innovazione voglia dire soprattutto andarsi a mettere esattamente nel posto in cui tutti quanti dicono non si può fare. E quindi non so se questa cosa apparterrà alla vostra biografia, a me è capitato, diciamo, un certo momento della vita, ma io sono fermamente convinto che l'istituzione della pubblica amministrazione, il governo delle cose, la cosa pubblica, sia il contesto straordinario per sperimentare e per innovare. Non fosse altro perché ciò che si fa è così e ciò che si potrebbe fare è così. E vi vorrei parlare esattamente di questo, cioè del mio punto di vista, delle cose che ho imparato facendo questo mestiere, partendo proprio da questa domanda che mi tortura le notti ormai da 10 anni più, e cioè perché non funziona? Cioè perché le cose pubbliche hanno sempre questo maledetto sapore di parecchio? Cioè perché ogni volta che le istituzioni mettono mani nelle cose hai la sensazione che ci sia qualcosa che non gira liscio, no? Cosa che rende impossibile fare le cose nuove. Questo è un oggetto di riflessione costante, e siccome voi siete, come dire, vocati alle cose nuove, e siccome siete dei cittadini, quindi volete o non volete, incontrerete la
pubblicamente in istruzione sul vostro percorso. Questo vuole essere un contributo di riflessione aperto, che spero possa esservi utile, e dentro questa riflessione ci metto anche un po' di storia delle cose che abbiamo fatto, soprattutto per spiegarvi qual è il percorso che ha portato a questa cosa qui, no? Dove è nata questa spintarella che poi ha generato una palla di neve che rotola e insomma la scuola open source è una delle tante piccole grandi valanghe che sono nate da questa esperienza, ok? Spero vi interessi. Allora, parto dalle riflessioni di base. Citavo questa esperienza nella scuola Civic Tech, in cui naturalmente, non so se sapete di cosa si tratta, cos'è il Civic Tech, è una roba che in America è molto diffusa e che in Italia sta più o meno arrivando, ma sostanzialmente il ragionamento è la tecnologia per potenziare i cittadini. Insomma, in quel contesto, insieme a una mantra di smanettone come voi, però magari un po' più vocati quella roba lì, magari meno analizzati, si ragionava di tecnologia, ma cos'è, no? Un contesto di ragionamento aperto esattamente come questo, ci abbiamo pensato per una settimana e alla fine ci è venuta in mente questa metafora per spiegare la condizione in cui ci troviamo e che poi c'entra con il titolo dell'intervento. L'idea che se la tecnologia, da definizione, non mi ricordo se della Treccani, un video, è un insieme di strumenti per risolvere problemi amplificando le capacità umane, ma la mia testa quella. Allora, se quella è la mia testa, io devo mettere qui, va bene. Se sono strumenti per risolvere problemi amplificando le capacità umane, abbiamo detto, quali sono le? Cos'è questa idea dell'amplificazione della capacità umane? Ma sono i superpoteri, no? I superpoteri sono l'amplificazione delle capacità umane. Solo che invece di essere volare, camminare sull'acqua, incendiarsi, allungarsi, secondo dei vostri supereroi preferiti, immaginatevi una serie di superpoteri che sono quelli di cui godiamo in questo momento, no? Cioè la possibilità, per esempio, di condividere oppure di produrre oggetti a basso costo, rispostarci a bassissimo prezzo da una parte all'altra, è come se fossero dei superpoteri raccontati ai nostri nonni. Sai che nel 2016 avremo la possibilità di immagazzinare grandi quantità di dati, di far sapere il nostro pensiero rapidamente a tutti quanti, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ho trovato, non si vede bene, ma è una bellissima rassegna vintage di superpoteri, così come li hanno immaginati i padri fondatori del pensiero sui supereroi. Ora, qual è il problema? Che l'ideologia dei supereroi comprende sempre il fatto che ci sia qualcuno che ha questi superpoteri, che può essere genericamente buono o cattivo, mentre tutti gli altri restano più o meno allo stato basico, no? E quindi capite, no? Come succedono questo tipo di cose. Il problema delle tecnologie è che sono dei particolari superpoteri che danno questi superpoteri a quasi tutti. E questo genera un casino terrificante. Nel senso che se vogliamo rappresentare con un'infografica un classico caso di coda alle poste o all'anagrafe nel mondo dei superpoteri, esce fuori una cosa così. Questa è più o meno la condizione in cui si trova un ufficio pubblico. Cioè ad avere una gigantesca serie di supereroi davanti, con possibilità nuove e inedite, e immaginatevi il domino che deve mettere i timbri alle prese con un casino di questo genere. Questo è il primo attrito di fronte a cui ci troviamo. Poi c'è anche un secondo attrito, che è questo. Cito l'uomo ragno: grandi poteri implicano grandi responsabilità. Non so se avete visto questo film, se non l'avete visto vedetelo, perché è un film molto bello, si chiamava Jim Robot. C'è qualcuno che l'ha visto? Ok. Ora ognuno è una, la storia in sintesi è un coatto delle periferie romane, disgraziato, semianalfabeta, povero in canna, che per una proverbiale serie di circostanze casuali, cioè cade nell'acqua, viene contaminato, si sveglia che è fortissimo. L'aspetto divertente, quello che a me ha colpito molto, che secondo me rende questa figura una metafora molto interessante della condizione in cui ci troviamo,
è che questo quarto romano, con i superpoteri, la superforza popolare, cose del genere, di questi superpoteri non sa che farsi. Non so se vi è mai capitato, no? Di chiedervi, ma se io potessi, cosa farei? La verità è che l'aspetto viene sempre un pochino messo in secondo piano dal ragionamento sui supereroi, ma la verità è che quando tu hai delle possibilità fortemente amplificate, diciamo, se cambi il tuo sistema di vincoli, c'è una forte azione di riorientamento intorno alla domanda, uno sforzo di curiosità. Perché il tentativo che ho fatto mettendo insieme quello che so, diciamo, dei mondi dell'innovazione aperta e quello che so del diritto amministrativo, avendo fatto il dirigente pubblico in una regione, sapete, c'è un tema tecnico, no, piuttosto comune. Bisogna imparare la tecnologia della democrazia. E mi sono chiesto quand'è che questi mondi, diciamo, vanno a collidere, no? Allora, questi che vedete a sinistra sono i principi di funzionamento del nostro ordinamento amministrativo, cioè sono i principi base del procedimento, cioè una legge che si chiama 241, che è la base di tutti i funzionari pubblici che conosce a memoria la 241, e quello che vorrei, diciamo, sottolineare è che sono dei principi assolutamente sensati, cioè che chi di voi potrebbe alzarsi in piedi e dire sbagliato, no? Pensando che i nostri soldi, noi contribuenti, non debbano essere utilizzati secondo dei principi di efficacia, cioè il raggiungimento corretto degli obiettivi, di efficienza, cioè il corretto rapporto tra l'investimento e il risultato, economicità, cioè che non deve essere una roba che sperpera i soldi, imparzialità. Chi è che non è d'accordo sul fatto che la pubblica amministrazione debba essere imparziale, no? Conoscete il dibattito, ecco quello, sicuramente sta il cugino, poi ci sarà un politico che l'ha raccomandato, no? Noi viviamo in un contesto, non sto banalizzando perché queste cose esistono come e sono anche ferite aperte, penso che in particolare chi vive al sud, ma non solo, sa perfettamente di quello. E poi c'è tutto il tema di pubblicità e trasparenza, no? Che è anche un tema caro, no? Sapete che questo è un momento in cui si discute molto del FOIA, no? Il Freedom of Information Act, anche in Italia ha ragione di questo, come vedete Pier Software lavora molto su questi temi, insomma, questa roba. Ma quando tu sei dentro, fate proprio un esercizio di empatia, vi prego. Perché guardate, se è capitato a me, può capitare anche a voi, da oggi. Quando sei là dentro e provi a portare queste logiche, dico queste logiche perché, cioè, ho capito come state lavorando, cioè, immagino ci sia una certa sintonia, cioè, no, sulle visioni del mondo, anche se non ci conosci, succede che qualcuno ti viene a trovare e ti dice: senti, ma siamo sicuri che funzionerà? Io non credo che sia la domanda siamo sicuri che funzionerà la scuola open source. Qualcuno, pensando compreso, non è mai potuto dire sì, funziona. Siccome stiamo facendo una cosa, state facendo una cosa innovativa, non si sa se funziona, perché se c'è certezza del funzionamento è evidente che non è innovativa. Efficienza. Efficienza, attenzione, perché non è che costa troppo, oppure non è che costa troppo poco. No? Perché efficienza vuol dire anche programmazione, no? Abbiamo messo a bilancio, quanti soldi ti servono a bilancio? Non lo so, dipende dal processo. Economicità, tipico. Allora, siccome dobbiamo risparmiare poi, altrimenti se facciamo una cosa, facciamo così, ma possiamo fare internamente? No, non possiamo fare internamente, cioè c'è bisogno di qualcuno fuori, ho capito, e glielo possiamo chiedere gratis. Ma come gratis? Ma scusami, è lavoro, è un casino, è impegnativo, però sai. Imparzialità. Ma nel bando possiamo mettere criteri oggettivi. Mi ricordo una conversazione con il responsabile delle gare appalti, abbiamo fatto un bando per fare una campagna di comunicazione e storytelling e ovviamente chiedevamo una valutazione fortemente qualitativa, cioè noi vogliamo, facciamo una open call chiedendo un sistema innovativo per raccontare questa esperienza e poi dei punteggi di massima se fosse coerente. E questo funzionario mi diceva: no, guarda, non funziona così, tu devi mettere una griglia che dice che se c'è il sito internet sono 10 punti, se poi c'è anche il video sono 15 punti, poi
poi se ci te la mostro sono 20 punti, sì, ma non è tutto. Perché questi sono i meccanismi con cui si fanno le gare d'appalto per costruire i palazzi. Cioè in cui il pontino, se è largo 20, 15 o 10, è meglio 20 perché è più resistente, ma la campagna di comunicazione piuttosto che una piattaforma online non risponde a questa cosa. E naturalmente il tema della pubblicità diventa immediatamente se queste cose le possiamo dire o non le possiamo dire. Tradotto, siamo di fronte a un grande conflitto tra tecnologie non interoperabili che si guardano e non si capiscono, e in cui il concetto di efficacia confligge fortemente col concetto di beta permanente, che sono certo che sia qualcosa che appartiene a queste stanze, cioè il fatto che le cose si fanno facendole, no? E che una volta che le fatte, quello che le finite è un buon momento per cominciare a rifarlo, magari buttando tutto quello a terra, neanche non necessariamente con un andamento circolare ordinato, forse anche in maniera un po' impulsiva, secondo me. L'efficienza, immaginatevi che cos'è il tema dell'efficienza in relazione con il tema della scalabilità. Noi lo vediamo sempre su paradigmi di scalabilità. Cominciamo una cosa, speriamo vada bene, oggi abbiamo 10 utenti collegati, domani potremmo averne 500.000. Quanta banda serve per 10? Quanta banda serve per 500.000? Quanto tempo abbiamo di reazione per poter passare da una cosa all'altra? L'economicità confligge con l'estrema incertezza, e pensate banalmente a che gigantesco attrito c'è tra il concetto di imparzialità. Questo, diciamo, mi riferisco alle conversazioni che avvengono tutti i giorni sulle vostre bacheche Facebook, no? Dove c'è qualcuno che dice: ma hai visto questa cosa? Vergogna, schifo, bisognerebbe tagliare la testa, mettere una picca, eccetera eccetera. La verità è che da un lato l'imparzialità è una buona cosa, è un giusto principio, cioè vuol dire che se tu sei amico del dirigente, l'assessore, il funzionario, non devi ricevere dei vantaggi. Però guardate che il principio di imparzialità è strettissimamente collegato al principio di formalità, cioè non esiste imparzialità senza formalismo, cioè le cose si possono dire solo in quel modo, in quella modalità estremamente codificata, devono essere pubblicate sulle gazzette ufficiali, devono essere affisse dal proprietario, devono essere inserite in tutto il sito internet. Imparzialità uguale formalismo. Signori, credo che siamo di fronte all'evidenza che tutto ciò di cui noi stiamo parlando qua dentro si basa su principi di forte informalità. Cioè noi siamo completamente dentro la scoperta della potenza dell'informale. Cioè, dove hai preso questa idea? Boh, me l'ha detto qualcuno. Senti, ma perché non facciamo questo progetto? Ah, interessante questa cosa. Da chi hai avuto questa intuizione? Boh. Le cose le prendiamo e le facciamo. Imparzialità, formalismo e conversazioni informali sono dei mondi estremamente in conflitto, ed è il motivo per cui voi troverete le stesse persone che si lamentano oggi del fatto che è una rottura di palle, non si muove niente, la pubblica amministrazione è lenta, queste carte terribili, e domani del fatto che sì, ma si sa perfettamente che in realtà proprio perché c'era il cugino mi è stato dato direttamente, perché con la scusa delle procedure accelerate uno ha agevolato. E troverete le stesse persone che ragionano di due principi che sono profondamente contraddittori. Entrambi hanno dei vantaggi, è un trade-off, capite? Cioè è una scelta in cui tu devi capire dove far cadere la lama, ma sapendo che da una parte o dall'altra perderà. In cosa si traduce questo? In questa cosa qua. Il making è molto presente nel vostro programma, nei vostri ragionamenti, non so se lo conoscete. Sì, lui è Davide Gomba ed è uno dei pionieri del mailing italiano, il fondatore del primo Fab Lab in Italia, nonché di Officine Arduino, uno stretto collaboratore di Massimo Banzi. E lui ha scritto questo post su Facebook che ho screenshottato, porto in giro per l'Italia su un saputa. Quindi si è ascoltato e mi dice: ma che caspita stai dicendo? Lo sto facendo. Esatto. E lui
lui scrive, ha scritto questa cosa che importa come bandiera, come sfida, no? Lui dice, vabbè, la chiavetta USB, la smart card, sono dei balzelli per assecondare lo Stato inutilmente complesso burocratico, il cui unico scopo è distruggere le cose belle. Ora, l'idea che lo Stato sia una cosa che ha lo scopo di distruggere le cose belle, perché ci lavora dentro, capite? È un senso piuttosto, come dire, no? Sfidante, no? Lo Stato ha lo scopo di distruggere, è possibile che lo Stato abbia lo scopo di distruggere le cose belle. Possiamo inventarci delle politiche pubbliche per i supereroi, che invece di, che li aiutino, invece che cercare di brillarli in qualche modo, fatti salvi dei principi di buon senso e senza precipitare in una faccioneria dell'altro. Questa è ciò di fronte a cui vi trovate. Siccome posso con una certa serenità darvi il titolo di supereroi dei supereroi, cioè voi siete quelli che della popolazione probabilmente rappresentano il segmento più potenziato, no? Avete capacità particolarmente accelerate, allora questo è anche un tentativo per capire che posto abbiamo nel mondo, qual è il nostro ruolo, che ci stiamo a fare, che sfide abbiamo di fronte, o anche a volte perché ci odiano, no? Perché accanto al tema del making che si ribella perché lo Stato distrugge le cose belle, c'è, e accanto anche le illusioni delle democracy, degli government, c'è invece una cosa molto bella che è successa e che, per quanto personalmente mi riguarda, rappresenta la speranza e il futuro, cioè l'idea che le istituzioni, in particolare quelle europee e qualcuna italiana, si sono accorte che mentre lo Stato cerca di fare grandi piani e programmi, lavorare su grandi pianificazioni, cioè tiene le frontiere mentre le persone hanno il teletrasporto, quindi un po' svuota il mare del forcone, no? Cerca in qualche modo di regolare qualcosa che è sempre meno regolabile, invece l'energia, la possibilità dei supereroi buoni, diciamo, in qualche modo sta impattando nella vita soprattutto delle città. Tradotto, che dovunque voi viviate è molto probabile che ci siano delle esperienze dal basso di persone che si organizzano in maniera più o meno formalizzata per rendersi utile alla propria comunità, e che questa cosa qui, che fino a poco fa era considerato qualcosa di a volte illegale, a volte imbarazzante per la politica, o a volte pochissimo impattante, grazie ai superpoteri, cioè potenziati dalle nuove tecnologie, questo sta emergendo come fenomeno. Questa foto è una foto che è stata scattata un paio di mesi fa ad Amsterdam, dove si è tenuto il primo, un importante meeting di alto livello della presidenza olandese dell'Unione Europea, quindi stiamo parlando delle nostre istituzioni sovranazionali più rappresentative, che hanno lanciato la nuova agenda urbana dell'Unione, con al centro la figura dei city makers, cioè delle persone che mettono insieme capacità, superpoteri, desiderio di trasformazione, e hanno la città come campo da gioco. Non making sulla stampante, un making sul robot, un making sul computer, o anche un making su, che diavolo ne so, no? Ma un do it yourself con la città intorno. E io credo che questa cosa qui sia un buon esempio di city making, e che mette insieme questa esperienza con i ragazzi che al mercato di Lorenteggio stanno facendo rigenerazione urbana, salvando una comunità per il 70% di migranti alla periferia di Milano, ma anche le serre dei giardini Margherita da Bologna, ma anche le case di quartiere di Torino, ma anche l'asilo di Napoli, ma anche ex Fadda di San Vittorio Normanni, anche una serie di cose che noi abbiamo fatto ed incoraggiato. Questo è city making, ed è esattamente un modo di concepire le politiche pubbliche che non cerca di fermare le persone alla frontiera con il teletrasporto, ma magari le incoraggia quando questi poteri vengono usati a fin di bene, ok? Ricordandosi sempre che esiste un altro city making, di quelli che prendono i car sharing a Bari e rubano le biciclette
le dipingono per consegnarci le pizze, perché anche quello è seed making, non a finire bene, ma stanno facendo anche loro. Curiosamente la notizia mette in contrapposizione questo tipo di seed making, che vi confesso ho l'ossessione di chiedermi se questa energia sia trasformabile in qualcosa di positivo, no? Cioè se questo tipo di, no? Desiderio di protagonismo debba essere sempre relegato a questo oggetto che presenta un paio di discipline. Però è stato anche, sono stato anche scoperti con Facebook, quindi insomma, diciamo, interessante il modo in cui questi due mondi si combinano. Ora, se ho 10 minuti di tempo, chiuderei raccontandovi il modo in cui un'istituzione, partendo da questi ragionamenti, anzi avendoli tutti in onestà molto più acerbi, ha ragionato di come fare una politica pubblica, diciamo, per far nascere dei supereroi, mettiamola così. Perché alla fine questi superpoteri famosi non sono altro che competenze. E quindi lo Stato, oltre a non rompere le palle, potrebbe anche rendersi straordinariamente utile nel facilitare una forma di acquisizione di conoscenze, di competenze, che prima di ogni altra cosa sono strumenti di liberazione. Tradotto, voi siete qui, avete passato una selezione difficile, quindi siete molto skillati, no? Siete persone che per una serie di motivi hanno imparato cose importanti. C'è un sacco di gente che magari le cose importanti non le ha incontrate, che potrebbe essere parte di questo ragionamento, ma ha un gap di competenze. E quindi io sono fermamente convinto che il ruolo dello Stato nel futuro, di fronte a sfide così grandi, non sia soltanto limitarsi a levarsi di mezzo, ma che c'è un modo intelligente di starci dentro. Ok, ve lo racconto come fossero delle storie zen, quindi una roba breve, su certe cose vado veloce, se no poi tagli la... ce l'ho 10 minuti. Perché così poi si capisce anche dove vuoi andare. Allora, vi prego di fare un esercizio di empatia, cioè immaginatevi davvero di finire nella stanza di bottone, cioè di essere delle persone, come dire, entusiaste, cultura making, eccetera, e di aver sempre pensato che chissà perché lì dentro, nei palazzi del potere, non ti capisco, non ci saranno degli oscuri interessi, non sai che cosa, perché le cose non funzionano, e poi ci finisci dentro. È la storia di un gruppo di 10 persone che nel 2007 risponde a un bando, che non era solo per esperti di politica, io ero già più o meno uno che si manettava sulle politiche pubbliche, ma gli altri vi assomigliavano molto, diciamo, come per finisce dentro, non ci conoscevamo, e ci danno l'incarico di pensare a fare delle politiche di tipo nuovo per i giovani pugliesi. La prima cosa che succede è che pubblichiamo una pagina web dicendo: salve, siamo arrivati, noi vorremmo fare... e ci insulta. Subito. Ma bastardi, ma ladri, ma come? Sono proprio persone, no, voi sicuramente siete lì, chissà cosa. Poi a un certo momento succede una cosa che è la prima storia zen. Questa storia zen si chiama organizzare un evento. È una storia minima ed è anche molto antica. Nel 2007 non c'era Facebook, ok? E tutto funzionava con le... non c'erano proprio social network, non c'era neanche MySpace, credo. Tutto funzionava con le email, insomma è un mondo parecchio diverso. E, sì, su questo diciamo vado dritto, questo sia il contesto, no? Dovete fare delle politiche per i giovani, ma i giovani ci odiano, no? I giovani non si fidano di noi, non si fidano di loro, degli altri, non si fidano anche forse di loro stessi, e l'ecosistema non li lascia entrare. Sì, mi ero scordato questa parte, la recupero. E soprattutto un problema che ancora oggi secondo me è abbastanza evidente, cioè che l'ecosistema famoso, come dire, più o meno intercetta ogni risorsa, no? Quindi non riesce, come dire, gli investimenti non arrivano ai destinatari, ok? Però buona norma, diciamo, di design thinking, diciamo, no? È capire cosa hai intorno a te,
cominciando dal fatto che i giovani hanno superpoteri digitali, cioè sono le persone più skillate, che hanno energia da spendere, hanno anche tempo. E soprattutto, e questo lo dico in particolare, sia chi viene dal nord sia chi viene dal sud, no? Cioè di ragionare sui contesti sempre come dei contesti di opportunità. Cioè il fatto di essere al meridione ti può consentire di sperimentare tutto. Se sei indietro puoi fare qualsiasi cosa. Non c'è atteggiamento meno generativo e creativo nell'approcciare un problema, in particolare di trasformazione della realtà, che non guardare l'erba del vicino, no? C'è sempre un aneddoto che mi è caro, un festival a Favara in Sicilia, dentro un borgo semicrollato, dove dei ragazzi meravigliosi facevano attività artistiche dentro dei edifici crollati, e mi ricordo l'incontro con questi ragazzi di Brescia che dicevano: è bellissimo qua, noi lo vorremmo fare anche a Brescia, ma a Brescia non ci sono i crolli. Sai qual è l'illuminazione? Tu dici: ok, ok, questa è la... Beh, è una roba che racconta qualche anno, poi che l'ho incontrato, non ho detto niente. Tutto fatto quindi, vabbè. E poi c'è un'altra avvertenza, anche questa metodologica avvertenza, un conto di vista, che invece è un altro punto di vista che più o meno dice: do it yourself, lascia perdere, fai tu, cioè questa è merda, capito? Fai tu. E questa è una conversazione avvenuta veramente tra una villa, tra me e il mio ex assessore, e in cui io gli proponevo questa ipotesi molto sì, autonoma, no? E gli dicevo: no, ma guarda, è come la favola del colibrì, no? Conoscete la favola del colibrì, la favola africana che dice: durante un incendio tutti gli animali fuggono, ma il colibrì vola in senso contrario. E il leone gli dice: ma dove vai, colibrì? Lui dice: no, io vado a spegnere l'incendio. Ma come, c'hai la goccia d'acqua nel becco? Sì, ma io faccio la mia parte, se tutti fanno la propria parte, tante gocce d'acqua puoi spegnere l'incendio, no? E lui mi rispose: senti, ma noi abbiamo gli idranti, cioè che la partita, no, di utilizzo di queste enormi possibilità che sono le istituzioni, è una cosa che tu non puoi lasciare limitati esclusivamente a immaginare che si risolvano per buona volontà e goccia d'acqua. Bene, torno alla storia Zen. Allora, la prima storia Zen si chiama così: volete organizzare un evento per i giovani? Credetemi, è stato detto proprio con queste parole stupide qui, no? Che cosa diavolo è un evento per i giovani? Però è una cosa, diciamo, come tutte le storie Zen, che ti dà un'illuminazione. Allora, è andato in questa maniera qua, ed era il 2007, davvero. Ci contattano dopo che eravamo stati variamente insultati, stavamo cercando di capire cosa diavolo fare, e ci dicono: allora guardate, avete 25 giorni di tempo, c'è un posto bello, una bella location, e ci sono 8.000 euro di budget. Vi va? Quanti sono 8.000 euro di budget? Boh, tanti, pochi, sicuramente pochi. Però sai, quando tu sei da dentro, anche 8.000 euro sono pochi, sono sempre pochi. Quindi, spesso quando sono molto pochi, è del tutto evidente che devono venirti delle molto buone idee. E quindi eravamo lì, diciamo, a girare. E immagino che molti di voi si saranno trovati nella condizione di dover organizzare un evento. Qual è la prima cosa, la prima domanda che fai quando devi organizzare un evento? Chi deve venirci? No, è ancora più brutale, dai, è già per il l'impianto. No, l'impianto c'era, il posto c'era, chi era rivolto. La vera domanda di chiunque organizza un evento è: ma chi chiamiamo? Chi chiama? Poi un evento per i giorni, qualcuno, no? Allora abbiamo 25-100.000 euro per chiamare qualcuno, chiamiamo Giovanotti del 2007, era super cool, no, Giovanotti va bene, Giovanotti con 8.000 euro,
difficile. 25 giorni, ma tu conosci qualcuno? Ma noi siamo nella regione Puglia, cioè noi siamo, ma non Giovanotti. Allora non si può fare Giovanotti. Poi Giovanotti come cantante, artista, non va bene, no, no, no. Chiamiamo Saviano. Saviano, Saviano piace, etico, antimafia, Saviano va bene per l'epoca, poi Saviano tutta la vita. Saviano, io ho scritto Saviano, parola. Cioè, caro Saviano, abbiamo un problema, non organizzare un evento, non ci verrà nessuno, vieni. Non ci ha mai risposto, sono degli altri non sbaglio. Allora, no, altra idea. Allora, Saviano si può, chiamiamo, è un evento sulla creatività giovanile, no? Creatività giovanile, chiamiamo un espertone di creatività giovanile, qui interpretato da il noto Richard Florida, un massimo espertone di creatività giovanile. Poi abbiamo saputo che chiede $200,000 soltanto per mettere i piedi nella tua città in America, ci immagina cosa ci vuole. Poi soprattutto la domanda fondamentale è, ma anche se noi chiamiamo l'espertone di creatività giovanile, ma poi chi ci viene? Cioè chi se ne frega dell'espertone, chi deve venire a dire cosa ne pensa lui? No, non lo so. Quindi il problema non è soltanto chi chiamiamo, ma il problema è anche chi ci viene. E lì, diciamo, la soluzione, non a chi è rivolto, chi viene, cioè chi risponde concretamente a me. E lì la risposta è stata, deportiamo gli studenti. Perché è perfetto, noi prendiamo le scuole, quelle sono sicuro vengono, li portiamo in catene, poi lanceranno il bigliettino, però noi così facciamo una bella figura, no? Mentre eravamo tre, vi prego di credermi, noi veramente abbiamo seguito questo genere di giornalità. Quando a un certo momento ci siamo ricordati un pochino, facendo gli sbruffoni per la religione, di qualcuno che stava usando i superpoteri, esattamente nel 2007. Cioè c'era una storia interessante che stava venendo dall'America, che è questa storia qua. Non so se ne conoscete la genesi, nel senso che adesso in due per tre si dice campo quello, campo quell'altro, tutto campo. Ma all'epoca nessuno aveva mai sentito parlare del termine camp. La storia in origine è una storia di superpoteri. Cioè, California, giro startup per diciamo Silicon Valley, un editore che organizzava annualmente una conferenza dove sceglieva i più fichi del momento e li faceva incontrare per fare dei talk pubblici. E naturalmente questo editore, pur non avendo un particolare valore aggiunto, menava l'anza, perché è chiaro che se tu gli hai risposto male, tu sì, tu no, è una roba un po' mafiosa, ok? Finché esattamente la comunità di smanettoni startup della Silicon Valley, open source, eccetera, si disse, ma noi per quale motivo dobbiamo stare appresso all'invito di questo qui? Ma noi perché invece di star dietro e appesi alle sue decisioni non ci auto-organizziamo, ci mettiamo insieme e facciamo una scuola, cioè ci mettiamo insieme, ci diamo appuntamento in un posto, tanto un capannello dove tu porti succhi di frutta, tu ti offri della banda, mettiamo $50 a testa, e hanno organizzato il primo barcamp, che altro non è che un tipo di evento ispirato alla filosofia tutti i partecipanti e nessuno spettatore, cioè rompere finalmente la barriera da chi erode, chi, diciamo, chi dà, chi prende, avere una condizione circolare in cui chiunque può parlare e se tu stai dicendo una cosa non interessante sei tu maleducato, no? Cioè non c'è bisogno che qualcuno selezioni di spirito sufficiente che tu se sei entrato nel vicino la scelta ti alzi le palle. E dice no, ah ma vedi interessante. E quindi se noi facessimo una roba che sono tutti relatori, che se noi prendessimo i nostri maledetti 8.000 euro e invece di pagare diciamo l'aereo, l'albergo a qualche espertone o qualche giovanotte eccetera, semplicemente prendessimo quei soldi, prendessimo un impianto, un postinoso, quindi una roba fatta bene, e dicessimo chiunque voi siate rispondete a questo appello, ci vediamo questo giorno a quest'ora, ci sono tre sale attrezzate, dovete semplicemente presentarvi con un'idea di intervento da fare e il palco è vostro, chiunque voi siate, l'importante è che vi riconoscete vagamente nell'argomento.
tre sale contemporaneamente, per cui se tu ti stufavi su una, andavi sull'altra. È una meravigliosa piattaforma Wiki Vintage, che qui c'ho la perché è veramente una cosa ben meravigliosa, in cui pensate, sì, per poter iscriversi dovevi inserire una password che era in chiaro sulla stessa pagina, senza alcuna identificazione, e nessuno ti impedì, dovevi aspettare che l'altro finisse di modificarla per entrare tu, quindi a turno, no? E nessuno ti impediva di cancellare tutto e scrivere stronzi, ok? Ma il fatto che tutti quanti partecipassero alla costruzione di questa pagina senza nessun genere di vincolo la rende un piccolo bene comune. E quindi invece di essere una cosa gestita dagli organizzatori in cui tu ti divertivi un po' a modificarla, era una cosa nelle mani di una piccola comunità. Va bene, questa cosa è andata, sono venute 600 persone in 25 giorni di promozione senza un solo euro di comunicazione, solo email, sono venute da tutta Italia, perché nessuno aveva mai fatto una cosa che uno spazio pubblico diventava veramente uno spazio di tutti. E poi ci è preso un pochino la mano, e da essere... Ah, naturalmente ci hanno detto, ricordate i principi dell'azione amministrativa, ma si può usare una piattaforma privata, dai pazienza. Nel 2008 l'abbiamo fatta durante la Biennale dei Giovani Artisti, invece di fare solo uno spazio con i talk, abbiamo foderato di Forex un intero padiglione della fiera, in cui tutti gli artisti della Biennale dei Giovani Artisti che venivano dal Mediterraneo, c'erano 800 artisti da tutto il mondo lì, si incontravano con gli artisti baresi ed è stato un happening che è durato 12 ore, sono venute 1500 persone. E poi ci ha presa la mano e alla fine ognuno di questi eventi ne sono venute 10.000 di persone. E i soldi sono stati utilizzati esclusivamente per predisporre una piattaforma. Cioè abbiamo smesso di stare in paranoia su quello che dovevamo fare noi, abbiamo cominciato a predisporre le condizioni per far fare agli altri. E questo è un cambio di paradigma molto profondo e questa, secondo me, è la base di una politica pubblica che supererò, che non frustra le possibilità operative, ma le incoraggia e usa pochi e tanti soldi che tu hai per innescare dei processi molto più ampi. E guardate che far venire 10.000 ragazzi senza nessun tipo di richiamo, senza nessun giovanotto, senza nessun massimo attacco, senza nessun biotto, nessuno. Solo persone che incontravano persone. Questa è stata una illuminazione. Cioè capire un diverso modo di interpretarla, ok? Semplicissimo, davanti agli occhi, ma semplicemente non aveva fatto mai nessuno. E naturalmente ci hanno detto che però i dipendenti pubblici non possono usare i social network. E noi abbiamo detto, ma abbiamo 44.000 like su Facebook. Va bene, ma... La seconda storia Z, molto rapido, perché poi voglio parlarvi di laboratori dal basso, da cui è nato XY, invece è più dritta, più semplice, ed è l'idea di realizzare un progetto. Cioè fare qualcosa per, non fare qualcosa per. E la soluzione è stata semplice. Quando si trattava di capire come spendere i soldi per, noi abbiamo detto dobbiamo darli a, non spenderli per, dobbiamo darli a, generando ovviamente un casino inenarrabile. Questa è la comunicazione del primo bando di principi attivi da cui è nata la FF3.0, da cui è nata la con l'idea di fare qualche cosa che incoraggiasse, facesse emergere i superpoteri. Cioè una volta tanto abbiamo cercato di tirare fuori le forze latenti che c'erano nella comunità e naturalmente se volevamo incoraggiare questa emersione dovevamo mettere qualcosa sul piatto. Ci abbiamo messo 10 milioni di euro. Soldi che hanno preso tutte le regioni italiane, non so nelle altre dove siamo, come sono stati utilizzati, immagino per servizi, no? Non so se ve ne siete accorti, ma credetemi che se mettete dei soldi sul piatto e incoraggiate questo genere di dinamica, è una dinamica molto potente. Piuttosto che dire che cosa facciamo per i giovani, chiediamo ai giovani di fare qualcosa per noi, un invito a sbagliare, a imparare e a innovare, cioè a sviluppare piano piano il superpotere. Salto una serie di, diciamo, strategie perché ci interessa meno. Questo è il risultato.
abbiamo raccolto più di 6.250 candidature dal 2007 al 2012, abbiamo finanziato 780 progetti e abbiamo scoperto una cosa molto interessante che riguarda i giovani, che più o meno il senso comune li relega sull'unica cosa su cui più o meno si riconosce le persone giovani una certa capacità e esperienza, il web o i graffiti prima o il rock and roll. Ma la domanda fondamentale è perché, diciamo, c'è qualche cosa che lega i giovani ai graffiti, al web e al rock and roll. La risposta che abbiamo trovato è che non c'è nessun motivo per cui questi ambiti sono privilegiati, semplicemente sono ambiti in cui si può agire senza permesso, cioè in cui le barriere d'accesso sono basse. Se tu usi soldi per abbassare le barriere d'accesso, il risultato è che si occupano di droni, di start-up, di inclusione innovativa dei diversamente abili, di editoria online, di recupero dei beni culturali, di coltivazione della canapa, di skate park, di palloni lavabili, di altre centinaia e centinaia di cose. Tra l'altro, ad occhio, ce ne saranno almeno 4 o 5 di principi di urbanismo. Diciamo, più o meno so di cosa, qualcuno di voi sa di cosa sto parlando. E lasciamo perdere. E chiudo raccontandovi l'idea da cui è nata il processo che ha generato la scuola open source, anche perché è un esercizio, diciamo, mi piace raccontarmi proprio il processo di azione di l'intuizione da cui è nato tutto questo, anche perché se ho capito bene che lavorando su metodi per cui magari può essere un'ispirazione. Allora, è andata così, anche qua, diciamo, empatia. Il tema è questo. Ci dicono, va bene, voi avete organizzato avete sostenuto N centinaia di esperienze sparse per la Puglia, una da bene, una da male, però una cosa è certa, e cioè che le persone hanno bisogno di diventare più brave. Cioè, va benissimo buttare le persone nell'acqua alta per insegnarle a nuotare, va bene lo sviluppo dei superpoteri, va bene, però attenzione, perché magari qualche sostegno in termini di formazione può essere utile. Come si fa? Guardate, la faccenda è così. Cioè, questa più o meno è una mappa, diciamo, delle realtà di cui stiamo parlando. Cioè, parliamo di svariate centinaia di esperienze sparse su un territorio regionale lunga 800 km che si occupano di qualunque ambito possibile e immaginabile, che sono naturalmente una parte, perché poi c'è un'altrettanta di gente che fa cose che magari con noi non c'entrava niente, ma attualmente interessante. E soprattutto con qualunque livello di qualità possibile, da quelli bravissimi a quelli brocchi. Come si fa a organizzare della formazione per delle persone con queste caratteristiche qua? Facciamo un rapido workshop. Voi cosa avreste fatto? Hai un po' di soldi, perché la situazione è tendenzialmente 7.179 lezioni, più di 1.000 docenti invitati da tutto il mondo, cioè sto parlando dei produttori giamaicani invitati al Salento dalle fosse di reggae per imparare come si produce musica reggae, che sono venuti dalla Giamaica, si sono persi all'aeroporto di Fiumicino, non si sa perché sono arrivati su Fiumicino, diciamo perdere, no, piuttosto che non so, i più autorevoli esperti di permacultura, piuttosto che la produzione di spettacoli, piuttosto che diciamo startup, diciamo di alto tech, di alto profilo digital, eccetera, oppure il giornalismo, oppure l'edutainment, eccetera, con un bacino complessivo di 70.000 persone che hanno partecipato a questo gioco in presenza online. E la cosa divertente è che questa cosa costa meno della metà della formazione tradizionale, perché quando tu alimenti l'energia dal basso, cioè i supereroi, oltre ad essere una cosa pubblica, nel senso che genera energia, ma la cosa più interessante è che è conveniente, conviene alimentare i supereroi, i superpoteri delle persone. E naturalmente ci hanno detto,
Ma con criterio avete scelto i docenti? Non potevate fare un albo? No, non possiamo fare un albo. Con l'intenzione del Fondo Sociale Europeo. Chiudo davvero con le tre sfide che, diciamo, che al netto di queste esperienze per ispiranti delle vostre sfide, rappresentano quella che secondo me è la condizione in cui un po' voi e noi ci troviamo tutti quanti. Tre sfide che finiscono con Zione. Questa è la prima, cioè questa storia dei city makers, dei superpoteri, dell'open source, dell'innovazione distribuita dal basso, è una storia del 99% o una storia dell'1%? Cioè, se questo tipo di processi non sono dei processi diffusi che affrontano il tema della crescente disuguaglianza, secondo me noi questa partita la perdiamo. Cioè, se pensiamo che questa cosa sia un sistema per salvarci perché siamo figli e schillati e non ci poniamo il problema di come fare a generare dei benefici per chi, per esempio, schillato non è, ad esempio questo tema della catena, no? In cui tu chiami il migliore ma il corso pubblico, cioè se questa storia dell'apprendimento, della conoscenza, delle competenze, dell'orizzontalità diventa un tema di esclusione invece che di inclusione, io credo che finisce male. Cioè, credo che si sviluppi come si è sviluppato rancore o diffidenza e, insomma, non funziona. Secondo, innovazione ma anche divulgazione. Cioè, lo dico in maniera accurata, ok? E se è vero che le start-up hanno rotto il cazzo anche quelli che si rompono il cazzo per una cosa, non esce dal recinto di quattro specialissimi figli che appena diventa, che se ne parla al telegiornale, oh che schifo, non mi piace più. Perché questo è un rischio di capitalismo molto forte. Io c'ero prima che si discutesse in maniera diffusa di skill digitali, sono sufficientemente da ricordarmi com'era quando ai giovani non si riconosceva alcuna ipotesi, diciamo, di riconoscimento di valore. Adesso c'è un po' di fuffo sulle start-up, ok, allora produciamo un contenuto migliore, ma questo senso per cui appena una roba non sei più tu che la governi, solo tu, ma è una cosa un pochino più popolare, allora no, che schifo, non mi piace più. Io credo che sia un grosso rischio. E terzo, è un tema di innovazione, ma è anche un tema di riduzione, cioè tutto quello che noi stiamo facendo non è politicamente neutrale, non coincide assolutamente con le linee di divisione di conflitto tradizionale della politica. Cioè non è una cosa che ti consente facilmente di dividere un partito di uno e un partito là, perché non è questo il tema. Sono nuove linee di conflitto molto forti, che si traducono nel fatto che quando tu metti in piedi dei sistemi per valorizzare le competenze distribuite, do it yourself, il seed making, tutte cose che sembrano normali, si incazza un sacco di gente e cerca di fermarti, perché questa roba non è neutrale, questa roba mina profondamente i sistemi di potere in maniera molto profonda e possiamo usarlo al contrario. Se fai qualche cosa di molto innovativo non si arrabbia nessuno, vuol dire probabilmente che non stai cambiando niente.